L'app avvisa tutti i cittadini nelle vicinanze che hanno frequentato un corso di rianimazione cardiopolmonare riconosciuto della presenza di un'emergenza, in modo da far attivare i primi interventi in attesa dell'arrivo di un'ambulanza. Si chiama Cittadini Salvavita, il progetto realizzato da REU, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, e dal 118 di Pavia, in collaborazione con le associazioni Pavia nel Cuore Onlus, Robbio nel Cuore e Croce Azzurra Robbiese. L'iniziativa, pensata per soccorrere in tempi rapidissimi le persone colpite da arresto cardiaco, vuole anche promuovere diffondere i sentimenti di mutua assistenza fra i cittadini e contribuire quindi al rafforzamento del senso di comunità e di solidarietà. Funzionerà in modo tale da poter avere a disposizione, quando ci sono dei tempi lunghi per l'intervento dell'ambulanza che è a bordo un defibrillatore, per avere a disposizione dei cittadini che appunto volontariamente si rendono disponibili per intervenire immediatamente sul luogo dell'evento. L'evento è un arresto cardiocircolatorio e quindi iniziare con le manovre salvavita, appunto cittadini salvavita, e cioè il massaggio cardiaco esterno, prima che arrivi l'equipaggio dell'ambulanza, che è dotato di defibrillatore e comunque è in grado di fare la rianimazione cardiopolmonare con tutti i dispositivi utili e necessari. Pavia nel Cuore è stata la promotrice di questo progetto e ci crede tantissimo, per cui la sfida adesso, dopo essere riusciti a realizzare questo progetto che consiste in un'app che allerta i cittadini, è proprio quello di far iscrivere i cittadini a questa rete volontaria in cui si mettono a disposizione della cittadinanza per salvare un'altra vita. Noi formiamo ogni anno migliaia di persone, continueremo a farlo, non ci siamo solo noi, l'importante è fare un corso BLSD in uno dei centri di formazione riconosciuti da Regione Lombardia, tantissime associazioni sul territorio lo fanno, e poi iscriversi alla rete, scaricare l'app che si chiama Safety Go, disponibile sia per Android sia per iOS, e poi rendersi disponibile. Noi crediamo che questa applicazione permetterà di salvare molte vite, come già in realtà in diversi stati d'Europa e del mondo, e quindi essere riusciti come Pavia nel Cuore, insieme a Robbio nel Cuore, Croce Azzurra Robbiese, una famiglia per il cuore, a mettere in atto anche questa rete nella provincia di Pavia ci rende davvero orgogliosi.